Gentili amici di Cerignola Viva, ci troviamo qui per questo emozionante quarto di finale di Coppa Puglia con il mister Michele Valentino. Mister, anche la sua squadra quest'oggi si è espressa con un bel 3-7-0, comunque accedete alla finale di Coppa Puglia. Insomma, mister, una bella prestazione. Sì, questa partita era importante per vari aspetti. Intanto era la prima volta in cui abbiamo recuperato Mastro Totaro e Gioia Santo, che sono state praticamente assenti per un mese per infortunio. La squadra ha risposto bene, non è stata una partita facile perché l'avversaria, sapevamo, è una delle dirette concorrenti alla promozione per la finalissima di fine campionato. Però nella difficoltà siamo riusciti a risolvere molte situazioni, quindi penso che c'è ancora molto da lavorare, però si parte da una buona base. Sì, infatti lei ha detto pure nelle difficoltà si risolvono le situazioni insieme con il gruppo. Infatti si è visto da parte delle sue ragazze nel primo set e nel terzo set a un certo punto che erano un attimo distratte, alcuni servizi erano sbagliati, poi sono riusciti col carattere e con alcuni time out da parte vostra a riuscire a spuntarla e ad allungare sul putignano. Sì, c'è stato un calo, noi diciamo fisiologico, però io non lo ammetto mai questo calo, soprattutto al terzo set quando la squadra avversaria stava continuando a subire, non ha fatto niente di particolare, però noi abbiamo abbassato un po' la tensione e abbiamo fatto qualche errore di troppo, l'abbiamo fatto arrivare fino a 18 pari. È importante che la squadra ha ripreso subito il filo della matassa e questa è una cosa importante. Ripeto, non stiamo ancora al 100%, dobbiamo risolvere un po' di problemi sia fisici sia di assetto tattico, però abbiamo una buona base da cui partire. Ecco, questa squadra ha anche un vantaggio, avere il capitano Tortora che in certi momenti risolve la partita con delle schiacciate che sorprendono gli avversari. Quanto conta avere la sua esperienza in campo? Allora, il ruolo di Tortora è un ruolo importantissimo, prima di tutto perché è evidentemente in una categoria superiore e lo dimostra in campo, allo stesso tempo trascina la squadra, cioè questo non lo fa pesare ma lo mette a servizio della squadra. Abbiamo lei, Simona Ancora, Vantaggiato, che hanno questo ruolo importante, non facilissimo, però lo stanno risolvendo al meglio. Sono, diciamo, come allenatore sono molto fortunato ad avere queste ragazze. Ultima considerazione, settimana prossima derby con la Di Lillo, contate di recuperare anche qualche infortunato e come vi preparerete? Io spero di recuperare al 100% Gioia Santo, perché non è ancora al 100%, oggi doveva giocare, doveva per forza rientrare, è rientrata oggi praticamente dopo l'infortunio dell'ultima prima di Natale, quindi siamo più di quasi un mese e mezzo di stop. E quindi conto di recuperarlo totalmente. È una partita sulla carta facile, però è sempre un derby. Le ragazze della Ribera Virtus non hanno niente da perdere, stanno facendo un campionato dove devono soltanto imparare il più possibile, quindi dobbiamo stare attenti. Anche noi come tensione dobbiamo mantenerla sempre alta. Purtroppo per fortuna l'obiettivo è quello di vincere, per cui non dobbiamo sottovalutare niente, nessuna situazione, nessuna squadra. Sarà sicuramente un'altra festa dello sport di Cerignola come è stata l'andata, è stato un bel momento. Perfetto, la ringraziamo mister e alla prossima. Grazie, grazie a voi. Allora capitano, per te era una partita speciale, una partita difficile, però tenevi tantissimo a vincerla, ci vuoi spiegare il motivo? Nulla, l'allenatore del putignano è stato un mio carissimo, tra virgolette, nemico, in quanto è stato mio allenatore per motivi personali, strettamente personali, fuori dallo sport, diciamo che ci sono stati degli aspri tra di noi, quindi la sentivo particolarmente. Ecco capitano, noi abbiamo parlato prima con il mister della tua esperienza sul campo, perché a volte questa squadra si lascia andare in alcuni cali di concentrazione, soprattutto nel primo e nel terzo set, e nel terzo set ti abbiamo visto sbraitare e incitare. Ecco, quanto conta avere l'esperienza di incitare le più giovani nei match più importanti, nei momenti più importanti?
Ma sicuramente tanto, perché loro sono delle giovanissime che hanno grandissime potenzialità, io credo tantissimo in loro, purtroppo a volte gioca un po' l'emotività, noi più grandi, io, Simona, Carmen, siamo quelle un po' più fredde perché riusciamo a gestire l'emotività diversamente, quindi ogni tanto purtroppo devo fare il cagnaccio, però loro sono dolcissime che tra virgolette subiscono positivamente il mio essere un po' sopra le righe, ecco. 3-7-0 anche questa volta, sono 12 vittorie e 11 in campionato, la dodicesima qua in Coppa Puglia, soprattutto sempre 3-7-0, ci state prendendo gusto? Sì, soprattutto perché vogliamo lanciare un segnale fortissimo a questa città, ossia che si può fare pallavolo bene anche a livelli più bassi, perché ci si riesce a divertire anche in Serie D semplicemente, ed è spettacolare il fatto che il pubblico, che è la nostra forza principale, riesce a darci questa forza e questa carica. Io devo ringraziare tutti coloro che ci stanno incitando, che ci stanno accompagnando anche in trasferta e fanno davvero l'uomo aggiunto in campo, perché quando finisci la partita e corri nei loro confronti, verso di loro, è spettacolare quell'abbraccio, vale veramente più dei 3 punti, più delle statistiche, vale più di tutto, ed è stupendo questo, quando la tua passione diventa la loro passione. Non so se riesco a spiegarlo bene, però emotivamente è bellissimo, è stupendo. L'ultima considerazione, ho fatto la stessa domanda anche al mister Michele Valentino, la prossima settimana derby con la di Lillo, un derby particolare, quanto contate, cercando di recuperare anche delle infortunate, perché avete delle giocatrici anche nel box ferme per infortunio, e soprattutto quanto ci tenete a questa partita, a questo derby? Ma sicuramente avere la rosa al completo è un bene per tutta la squadra, perché si può notare nelle varie partite che il sestetto cambia, muta, ed è importante. Io per prima ho un serio problema alla spalla, dove sono a rischio operazione, quindi sto giocando con imbracature varie per questo, quindi... Per quanto riguarda il derby sarà bellissimo, perché io, come ho detto anche all'andata, per me non c'è rivalità, non esiste rivalità, sono semplicemente le mie ex compagne di squadra dell'anno scorso con le quali è bello darci un 5 sotto rete, poi se naturalmente la cosa viene vissuta diversamente da altri poco interessa, io sto lì, sorrido e naturalmente cercheremo di vincere, l'agonismo non cambierà. Però ecco, sarà bello tra virgolette riabbracciarmi. Oltretutto voglio dire una cosa, oggi erano qui a tifare per noi, quindi questo è una cosa per me bellissima, perché significa che si va oltre la maglia. Certo. Prima di tutto il rapporto personale, poi c'è la maglia, l'agonismo e tutto, ed è bellissimo perché significa che lo sport a Cerignola sta crescendo. Perfetto. Ti ringraziamo capitano e alla prossima. Grazie infinite. Ciao a tutti.